prepariamo insieme un dolce classico e buonissimo, la crostata di Mori. Preparate la pasta frolla seguendo la ricetta che trovate sul blog. Dopodiché la stendete bella sottile e foderate una teglia di circa 25, massimo 28 cm di diametro. Niente se la frolla si rompe perché si riesce tranquillamente a distenderla con le mani. Ora bucarellate il fondo della tortiera, coprite con un pezzettino di carta forno e ponete qualcosa di pesante sopra. In questo caso sto utilizzando dei legumi secchi, ma va bene anche un'altra tortiera più piccola all'interno. Ora fate cuocere la pasta frolla a 180 gradi per circa 20 minuti. Mi raccomando, non fatela cuocere troppo perché una volta fredda tende ad indurirsi. Nel frattempo prepariamo la crema. Setacciamo i tuorli in modo da eliminare la pellicina, che lascia un odore sgradevole. Aggiungiamo lo zucchero, l'amido di mais e mescoliamo bene. Pian piano aggiungiamo il latte in modo da non formare i grumi e una volta che tutta la maizena e lo zucchero si è ben sciolto, completiamo con il latte rimanente. Mettiamo il tutto sul fuoco e facciamo addensare. Guardate, questa è la consistenza giusta della crema, vedete? Bella lucida. Ora trasferiamo la nostra crema su un altro contenitore in modo da farla raffreddare più velocemente. Copriamo con la pellicola a contatto in modo da non creare nessuna crosta sopra e la facciamo raffreddare. Laviamo bene le nostre more. E ora non ci resta che versare la crema sopra il guscio di pasta frolla e spalmarla bene. Sistemiamo le more sopra. Volendo potete utilizzare anche altri frutti, in questo caso però utilizzo le more che sono di stagione e sono buonissime. Andiamo con della gelatina per dolci. Ed ecco qua la nostra crostata finita. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima video ricetta di Kitchen Brasita. Ciao ciao!